Allora, stiamo per iniziare il processo a carico di Frank Lloyd Wright. Buongiorno, Mr. Wright. La trovo bello e la trovo anche un po' più alto di quanto ricordate. In primo luogo, questa difesa rinuncia alla prescrizione, cosa rara. Fondamentalmente, alla base di tutte le indagini, io non sono riuscito a trovare la sua laurea. Dalle indagini prese non era molto bene accolto, non dal maestro Sullivan, ma dai suoi colleghi, forse per un carattere un po' altezzoso, un po' troppo pieno di sé. Si tratta di pettegolezzi. Indubbiamente si tratta di pettegolezzi. Qui si è sempre professato un democratico aperto, ma fondamentalmente queste sono delle case basse, piccole, di piccole dimensioni, inserite all'interno delle praterie. Ho raccolto molto spesso delle testimonianze, l'ho detto anche poco fa in quest'aula di tribunale, che lui è il migliore architetto degli ultimi 500 anni. Quindi, pur stando ancora in un periodo in cui l'architettura era segnata da un eclettismo molto forte, lui bandisce tutto questo. E fortunatamente, partendo dal centro, dallo spazio interno, è andato verso l'esterno. Non ha spiegato bene che io, con organicismo, non intendo poggiare una cosa sulla natura. Significa integrarla, inserirla. C'è un'altra opera che lui ha realizzato, che è il famoso Guggenheim di New York. Ah, ma qui è sbagliato, questo è il terzo. Ma che c'è un mito? Io ho voluto fare in modo che l'arte si guadagnasse un percorso, che fosse un racconto, e più che un racconto, un percorso. Quindi può somigliare benissimo a questi parcheggi. Io l'ho amato pazzamente, perché Frank l'ho amato per com'è, per com'è. Perché io amavo Frank, ma l'ho amato tantissimo, e anche oggi mi costa fatica, dopo tanti anni, di rinnegare quest'amore. Però Frank aveva una madre. Ha cresciuto questo figlio all'insegna di essere ciò che il padre non era. Il padre era un niente di buono e il figlio doveva essere grande. Lui ha vissuto un grande amore, un amore sincero, libero, vero, e per questo siamo stati attaccati da tutti, dalla stampa, da una moglie che non pensava assolutamente di poter lasciare il marito, non gli ha concesso il divorzio, una donna che è rimasta ancorata per le strane teorie. La vostra convivenza quanto tempo dura? Un anno. Però lui mi ha portato in Giappone, è stata un'esperienza bellissima. Cosa apprezzavo della cultura giapponese? La cultura giapponese era molto interessante, la città era paragonabile a Londra. In particolare ci descriva qualche episodio nel quale Wright ha ricorso e si ricorda. Non sopportava che io volessi stare più serena, più tranquilla, che voleva sempre uscire, fare cose, sentirsi il migliore del mondo in qualunque cosa che facesse. Sì, io e Frank ci siamo conosciuti in un bar a Chicago in una notte d'estate ed è stato amore a prima vista. Vero, Frank? Sì. L'amore è la vita e la virtù del cuore, la sincerità è la virtù della mente, il coraggio è la virtù dello spirito, la decisione è la virtù della volontà. Io credo che questo sintetizzi appieno l'anima del mio amore eterno, tanto in architettura quanto nella vita. Era un po' architettoso. Senta, Wright, lei è un presuntuoso e un supponente, come mai ha accettato un sottoposto a questo processo? Perché anche questo è un modo per farmi conoscere da un così basso. Vostro nome, io confesso egocentrismo, individualismo, ma nello stesso tempo rovinetto.
La mia vita è stata ricerca della libertà, di pensare con la mia mente, rifiutando i compromessi, le costrizioni, ribellandomi al conformismo e a meschini e mediocri ricatti. Ho amato le mie donne e mi sono in alcuni casi capo di amare e loro con me. Anche questa è libertà, il matrimonio è reciproco, altrimenti è schiavismo. L'amore non è un diritto. Chiedo la soluzione completa. Posso nome e mi dichiaro innocente.